Siamo insieme a Lorenzo, uno studente del neonato collettivo contro il terzo valico di Novi, appena terminata questa grande partecipata assemblea insieme agli studenti che appunto che in Valsusa lottano contro la TAV. Qualche parere su questa assemblea? È andata molto bene, è stata molto partecipata, ringraziamo tantissimo i ragazzi che sono venuti dalla Valsusa a spese proprie, da Alessandria, da Genova, e ci hanno aiutati moltissimo nella preparazione. L'idea di la verità è stata proprio dei ragazzi della Valsusa che ci hanno proposto questa assemblea pubblica per vederci, per cominciare a confrontarci insieme e per poter in futuro costruire qualcosa di nuovo e di diverso. Sì, appunto, oggi sono stati lanciati nuovi appuntamenti sia da parte della Valsusa sia da parte dei collettivi contro il Terzo Valico ed appunto è emersa questa importanza di collaborare, di sentirsi, di tenersi in contatto. Sì, certo, abbiamo lanciato appelli per la partecipazione dell'Assemblea Popolare del 1 marzo ad Arquata Scrivia di tutto il movimento No Terzo Valico e per la manifestazione nazionale in Val di Susa del 23 marzo, sabato 23 marzo, a cui parteciperemo, ci saranno pullman che partiranno da Novi Ligure e da Arquata Scrivia e andremo tutti su come o perlomeno una rappresentanza del comitato studentesco a dare una mano a questi ragazzi che oggi sono venuti apposta per noi. Sì, ancora qualche piccolo appunto un punto di vista su quello che è il collettivo di Novi che è appena nato, che è un collettivo di studenti che appunto esiste da pochi mesi ma che sembra avere le idee molto chiare su quelli che sono gli obiettivi e i presupposti di questa battaglia. Certo, noi abbiamo incominciato l'ottobre scorso, andiamo avanti con volantinaggi, proviamo a parlare con la gente e ci impegniamo a coinvolgere gli studenti e fare loro capire che il Terzo Valico è anche parte della loro storia e della loro vita. Saremo tutti noi molto colpiti da questa grande opera, come ho parlato in questa assemblea dell'amianto che porta effetti collaterali a distanza di decine di anni. Noi ne subiremo le maggiori conseguenze, noi vivremo qui per ancora tanti anni e noi dobbiamo difenderci da questo scempio che è il Terzo Valico, noi primi come studenti in prima linea.